a tutte, questa è la Nilar di oggi, è un accent manicure un po' floreale, più che altro perché volevo esercitarmi a fare questo tipo di fiorellini, alcune linee, quindi su quest'altra mano è venuto molto 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 più grossolano, però pazienza perché piano piano mi eserciterò e ci prenderò la mano, insomma, non è un problema. Comunque, quindi tutte le unghie nere, soltanto le dita anulare decorate. Decoro questo qui. Devo dire che boh, mi piace tantissimo adesso quest'idea delle unghie nere e di una bianca con il decoro nero, quindi mi piace tanto. Ah, volevo dirvi subito, il rosso che vedete qui attorno al mio dito, l'anulare anche un pochino a questo qui, vedete, non è che mi sono fatta male, non è sangue, non è arrossamento, non è niente che dipende dal mio corpo, è un colorante con cui mi sono macchiata ieri. Con tutte le cose che ci ho messo, cioè limone, solvente per unghie, niente, non mi viene via con niente. Si è macchiata anche l'unghia qui dietro, guardate. Anche l'unghiettina è macchiata. E quindi amen, adesso fino a che non mi va via, devo stare con questo dito in queste condizioni. Spero nelle foto almeno di riuscire a camuffare un pochino con iPhoto, non ho neanche Photoshop, quindi figuriamoci cosa ci può uscire. Vabbè, comunque sto chiacchierando un po' troppo, vi lascio al tutorial, un bacio, ciao! Comincio applicando una passata di base su tutte le mie unghie. Io qui sto utilizzando la base di Collistar che svolge svariate funzioni. Prendo poi un Art Base, quindi uno smalto bianco, questo è di Pupa, e lo stendo monocolore solo sull'unghia anulare di ogni mano. Prendo poi uno smalto nero, questo è il 704 di Pupa, un Lasting Color, e lo stendo sempre monocolore su tutte le altre unghie. Ok, sono rimasta da sola in casa, quindi posso parlare senza dover andare a registrare poi la voce sopra. A questo punto, quindi una volta che lo smalto è asciutto, prendo un buffer con la grana morbidissima, proprio quelli che servono per l'unghia naturale, e vado lievemente ad opacizzare l'unghia bianca. A questo punto, con della pittura acrilica nera, io utilizzo un pennellino come questo, vado a realizzare un fiore. Poi ne disegno uno più piccolino. A questo punto non resta che applicare il top coat, ma solo quando la pittura acrilica sarà asciutta. Io vado a utilizzare quello lì della linea studio di Essence. Comunque, con questo è tutto. Io spero tanto vi sia piaciuta e vi lascio le foto. Un bacio, ciao!